come spirito, insomma, scorre questa settimana, quella decisiva per la gara di ritorno? Sicuramente non sarà la settimana la partita contro la Spal, perché comunque adesso è l'ultimo ostacolo questo, quindi non c'è un poi che poi magari possiamo recuperare, quindi è decisiva, dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo fare noi la gara ovviamente senza subire parecchio come abbiamo fatto domenica scorsa il secondo tempo, quindi niente, siamo concentrati per disputare questa gara fondamentale. La nostra squadra non è brava a gestire le gare, quindi noi dobbiamo fare noi la gara sicuramente con tanta attenzione e determinazione, senza andare avanti in 5, in 6, ma a stare lì attenti e partire soprattutto in contropiede, quindi direi una partita molto tattica. Qual è stato il segreto, diciamo, dell'inizio gara, magari da ripetere nella prossima partita, e qual è stato l'errore, che cosa è successo con la percezione che hai avuto tu, diciamo, in campo? Da non ripetere. Ma l'errore è sempre quello che abbiamo commesso anche durante il campionato, di avere la paura di rimanere bassi, di non salire, di non essere aggressivi sul portatore di palla, e quindi è normale che subisci. È normale che questa gara di domenica non ci possiamo permettere di avere questi atteggiamenti come secondo tempo di domenica, quindi dobbiamo cambiare atteggiamento subito, dobbiamo essere più aggressivi sul portatore di palla e non commettere più gli errori. Che squadra hai trovato magari di differenza rispetto al campionato play-out e che squadra in base a queste informazioni ti aspetti poi domenica? Ma sicuramente verranno qui che non hanno nulla da perdere, quindi verranno, molto probabilmente cambieranno anche atteggiamento tattico a mio avviso, poi vediamo. Verranno qui, penso che scenderanno, porteranno tre attaccanti perché non hanno nulla da perdere, quindi cercheranno di sfruttare questi 90 minuti lì in fase offensiva. Ripeto, tutto dipende da noi, stare cauti, tranquilli e attaccare al momento giusto. Appunto, dico è dura perché abbiamo fatto tanti sacrifici, buttare 4 mesi di sacrifici non ci stiamo, ecco, dobbiamo essere, secondo me la tranquillità, ci vuole la tranquillità, la serenità e soprattutto credere nella propria forza. Questa squadra è forte, è determinata, quindi l'unico difetto che io vedo è quella di quando siamo in vantaggio, quando c'è da gestire la gara, ci mettiamo paura perché c'è la paura di vincere e alle volte subiamo, però credo che domenica tutto ciò non deve accadere perché l'ultimo ostacolo dove dobbiamo portare a termine i quattro mesi di sacrificio. Ecco, c'è un trucchetto per saltare questa paura di vincere, qualche cosina mentale, non lo so, cosa consiglieresti ai tuoi compagni? No, penso di non pensare di quanto è importante questa gara, di andare in campo come se fosse una partita normale durante il campionato, che noi comunque siamo andati in campo sempre per vincerla e dobbiamo fare altrettanto domenica, senza pensare che abbiamo 3 risultati, senza pensare che abbiamo il pubblico dalla nostra parte, che giochiamo in casa, che sia l'ultima gara, non pensare a tutto ciò perché sennò ci perdiamo nelle fantasie e non giochiamo più a calcio. Riuscire ad arrivare a questo punto, gol importantissimo a Pescina, che sensazioni stai vivendo, che momento è per te? Ah, per me è un momento positivo perché comunque sto riprendendo quello che avevo lasciato un paio di anni fa, fare il calciatore da protagonista, perché ho avuto diversi problemi e tutto ciò non è accaduto, quindi ho tanta voglia di rendermi utile alla squadra, lo sto dimostrando magari un poco meno in fase offensiva, ma in fase difensiva ci sto sempre, sono lì ad aiutare la mia squadra e quindi sono contento per tutto ciò. Che poi arriva anche il gol, è un valore aggiunto, quindi ripeto, è un momento positivo, ma devo perciò la ciliegina che sarebbe domenica con la salvezza. Vedendo un po' le partite dell'Inter, un po' quello che hanno fatto magari Eto'o e Pandev, diciamo così. Ecco, questo fatto di giocare spesso lontano dalla porta, come lo hai preso? Ecco, come ti trovi?
Ma io ho la fortuna di essere un giocatore duttile, che non mi sofferma il mio ruolo, quello dell'esterno offensivo. Grazie a Dio ho avuto degli allenatori dove mi hanno insegnato la fase di copertura, quindi essendo che un po' di calcio comunque l'ho fatto, so quando la squadra ha bisogno e è in difficoltà, per cui mi metto a disposizione e poi vediamo i grandi campioni come Eto'o, Milito e compagni che lo fanno, figuriamoci se non possiamo farlo noi. Chiedo, in termini collettivi, diciamo, di squadra, di gruppo e anche individuali, ecco, è cambiato qualcosa rispetto ad allora? Cioè, si intravede in qualche modo la possibilità, incrociando le dita, insomma, dopo il traguardo che potete raggiungere, di qualcosa oppure è ancora tutto? Io so quello che sei te, quindi 10 giorni fa, quando la società ci ha proposto questo prosieguo in caso di salvezza, però non sappiamo altro, quindi poi ripeto, il nostro obiettivo è quello della salvezza, cioè, scappata contro la spalla, siamo stati un po' ingenui, per cui non vogliamo sbagliare adesso, perché la salvezza è la cosa primaria attualmente. Poi vediamo per il futuro, vediamo la società, cosa pensa di fare. Noi comunque siamo disponibili a tutto. Ecco, ma se lunedì squilli il telefono a Francavilla e ti dice Ciccio resta, tu che cosa dici? C'è problema, ho riconoscenza. Provare solo a immaginare una situazione diversa anche di classifica, potrebbe essere quello l'habitat naturale, insomma. Sicuramente comunque questa è una piazza importante dove si può fare calcio ad alti livelli, sicuramente. Ripeto, giocare qui con campionati diversi sicuramente è una grande soddisfazione. E io vedo Foggia come una piazza importante, quindi quest'anno per me è stata una cosa così provvisoria perché purtroppo si è partiti male e tutto il resto, ma credo che l'anno prossimo, se tutto va per come deve andare, credo che le cose siano diverse. Ecco perché do la mia disponibilità. Sarebbe bello giocare in una zaccheria tutte le domeniche come quello contro il Pescara, insomma. Sicuramente se si fa un campionato da vertice sicuramente sarà così. Cioè, questa piazza ha fame di calcio, quindi è giusto che tutto ciò va riconosciuto e lo merito. Ma tu che lo vedi questo gruppo, secondo te ha i valori morali, tecnici, per anche magari puntellato con qualcosina, chiaramente, per lottare per questo obiettivo, si è riconfermato in buona parte? Sì, sicuramente sì, il gruppo c'è, la base c'è, è normale che poi magari la società fa altre scelte, comunque, però la base c'è ed è importante, anche perché in Serie C non servono grossi giocatori, grossi nomi, lo vediamo a Benevento, l'abbiamo visto anche qui al Pescia, quindi non serve, ci vogliono giocatori di categoria che hanno carattere e determinazione. Credo che questo gruppo ha tanti giocatori di carattere. Senti, tu nella tua carriera hai fatto qualche play-out o play-off? Fatto Play-off, sì, play-off. playout, i playout li ho fatti con l'Avellino, cioè allenatore Colomba, contro l'Albino Lecce, playout, sì, contro il Napoli che abbiamo vinto e siamo andati lì. Segnasti con Avellino, giusto? No, nei playoff no, No, però... sì, gli ho fatto 10 gol quell'anno, Guarda Serie dai, B, sì, play-out. playout serve. Ok, grazie, un Grazie a saluto. voi, David.